Buongiorno a tutti ed eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati e su Football Manager 2017. Ancora la beta siamo. E ancora De Boer. Ci chiede il nostro cacchio di giovane stella Mitchell Van Bergen. Neanche allo stadio è venuto questo maledetto a parlarmi. Vuole questo Van Bergen? Ovviamente lui, essendo anche olandese, lo conoscerà bene Van Bergen. Ma no, avete già rubato un giocatore. Non me ne ruberete due, ladri infami di De Boer, schifoso De Boer. Non ce l'ho con l'Inter, ce l'ho con l'Inter del gioco più che altro, che vuole rubarmi tutti i miei giocatori. Solo l'Inter, perché l'Arsenal ha fatto un'offerta, ma poi ha detto no, basta, l'Inter continua. Vedete qua sotto, l'Inter acquista Boateng, che è nostro, l'hanno rubato, ci hanno dato dei soldi come risarcimento, ma non me ne faccio niente di 600.000 euro, ladri. Vediamo un po' qui le altre campionate che non sono iniziate, se non quello della Serie B inglese. E il nostro, come vedete, siamo quarti con primi, diciamo, con altre quattro squadre. Col Feyenoord che clamorosamente è stato, no, il PSV è stato clamorosamente battuto 3-0. Quindi il campionato sembra molto molto equilibrato, forse l'Ajax è di un livello più alto, ma per il resto non mi sembrano squadre di altissimo livello. Twente, altra squadra tosta sicuramente. Qui movimenti di attacco mi consiglia e movimenti di attacco siano. Il Bursaspor ha fatto offerta per Addaouda. No, mi serve la mia seconda punta di riserva, non posso venderla. Tanto il Real Madrid vince la Supercoppa Europea contro il Siviglia 2-0. Mi piacciono le notizie qua così, sono veloci da vedere. Quindi Real Madrid super campione d'Europa come da pronostico e ora dovrebbe toccare fra poco a noi. Preparazione, sì, giochiamo alle 19:45, orario strano, orario olandese. Ah, qui ci sono anche dei consigli. Questo Cruyff, che Rashica invece fa una partita ancora basso, lo sappiamo. Cruyff è il nostro centrale, ma giocherà senza nessun dubbio. Ok, giochiamo tutti alle 15, mi sembra, o quasi, mi sembra, è un po'... Sì, giochiamo tutti alle 15. Quindi Vitesse Twente, partita interessante, c'è Heracles Ajax, Feyenoord AZ, anche interessante. Quindi andiamo alla formazione e vedere un po' come sistemarci. Ecco, qui giocheremo così, quasi uguale alla scorsa partita, diciamo. Non penso abbia fatto nessun cambio, forse a destra ho cambiato, ho messo l'Edermad. Ma forse c'era già. Vabbè, comunque pochissimi cambi. Va bene così. Van Bergen ancora confermato sulla fascia destra. Volevo mettere Fur, che è il nostro altro centrocampista centrale, ma ho visto che Brøns e Bakker hanno giocato bene. Lasciamoli ancora giocare per un po'. Rashica, che è la nostra, un altro giocatore importante, però vedete la condizione partite è bassissima. Quindi non lo voglio rischiare subito, lo metteremo in campo probabilmente nel secondo tempo. Questo è tutto, ci vediamo quindi per la partita, quindi Vitesse, Twente. Bravo qui Van Swinkel a tenere palla, ma è difficilissimo poi
resistere agli attacchi del centrocampista del Twente. Oschker, palla per Ede, Ede sulla fascia sinistra, Ede, bel cross, anticipa tutti, 1-0 Twente. Il primo gol subito dalla squadra del Vitesse, un gol però dal dai, come fai a crossare dai 40 metri, 50 metri, cazzo è, e riuscire con un solo difensore attaccante a ingannare tutta la difesa. Un Al segna, qui difesa davvero male, partiamo davvero male. Calcio punizione, Bruns mette in mezzo, confusione, Becker a buon spazio, palla in mezzo, deviato Van der Fiel, il tiro anche lui intercettato dalla difesa, ancora palla però al Vitesse, attenzione al tiro a giro, arriva Van Bergen, proprio lui il sedicenne, un tiro al volo di sinistro, bellissimo, peccato, palla che esce, Twente rimane in vantaggio, probabilmente dovremmo azzardare un po' di più, attenzione Bakker, palla in mezzo, traversa clamorosa, colpita dalla squadra di casa, incredibile palo, pazzesco. Altra punizione, altra palla in mezzo, spazzata via, recupera Van Bergen, vince Van Bergen, Bakker, non c'è spazio, allora Bruns, palla in mezzo per Eli, tiro centrale, il portiere smanaccia, incredibile occasione ancora a Tibites, pallone sbagliato qui, recupera però bene Amy, buona intercettazione, Van Bergen, Bakker, Bruns, palla per Van Swinkel, Thiegaudy, Stevens, facile blocco. Ora abbastanza chiuso il Twente, 10 uomini dietro la linea del pallone, noi sbagliamo molti passaggi, azione molto lunga, Twente lì, palla in mezzo, palla in mezzo, fin, facile per Stevens. Attenzione, Selina, Klitsch, uno schema, un dual in area, un dual indietro, mamma mia, che occasione per il Twente, palla che esce, rimessa al fondo per il Vitesse. Ora Kisch nel frattempo, il posto di Van Bergen, ovviamente un po' più di esperienza, serve. Poi in questo momento si dice fa la differenza, Rashica, eccolo qui, si accentra, palla per Bruns, per via centrale, andiamo, palla buona per Thiegaudy, palo, incredibile, secondo palo della partita, prima la traversa, adesso il palo, sfortunatissimi, angolo, attenzione, 2-0. Incredibile, questo è il calcio, questo è il terribile calcio, immediato un gol, immediato così, 2-0, senza discussione, davvero brutto. Una punizione conclusiva, Rum, gran parata, ma siamo davvero agli sgoccioli, eccola finita, Vitesse 0, Twente 2, incredibile, soprattutto per le azioni che abbiamo avuto noi. Qua mi arrabbierò anche se non dovrei, siamo stati molto sfortunati, ma questo è il calcio ragazzi, questo è il calcio, metà classifica ovviamente, 2-0 e 0-2, e davvero male, siamo oggi è stata sfortuna più che altro, peccato, quindi ragazzi davvero andiamo al prossimo match, speriamo che di far meglio, fuori 2-3 giorni Guelph intanto. Siamo alla presentazione di questa nuova favola che tutti ormai conosceranno, che è la Dream Team, o anche chiamata dai